Ciao e benvenuto su Let's Talk About, io sono Saga e se sei indeciso su quale iPad comprare, perché ce ne sono troppi e perché non sai bene che differenza c'è tra uno e l'altro, sei nel video giusto. Ne parliamo dopo la sigla. Prima di cominciare, ti chiedo come sempre di lasciare un bel like sul video per aiutarmi a far crescere il canale e di iscriverti al canale e premere anche sulla campanella così da essere avvisato sui futuri video che verranno pubblicati. Dunque, iPad, ci sono quattro versioni al momento di iPad: l'iPad, quello che si chiama semplicemente iPad, iPad mini, iPad Air e iPad Pro. Sono quattro dispositivi molto simili, ma per quattro utilizzi diversi. Cominciamo a analizzare il primo, quindi l'iPad normale. Siamo ormai alla nona generazione di questo tablet. Questo diciamo che è un po' il tablet per tutti, il classico iPad per fare un po' qualsiasi cosa. Ha un'estetica che ricorda ancora le versioni vecchie, quindi ancora con i bordi e il tastino con all'interno il Touch ID. Monta il processore A13, che è esattamente quello che monta l'iPhone 11, quindi come prestazioni ce n'è da vendere, è comunque un tablet molto potente. Supporta la Apple Pencil di prima generazione e supporta anche la keyboard, quindi possiamo attaccarci sia la tastiera sia la penna. Ha le prestazioni per fare qualsiasi cosa, da app pesanti, da giochi, possiamo davvero fare cosa vogliamo. Dove pecca allora questo iPad? Sicuramente sullo schermo. Lo schermo ancora ha una tecnologia vecchia, ovvero è un IPS LCD. Però non laminato. Cosa vuol dire non laminato? La differenza tra schermo laminato e uno no è la distanza che si ha col vetro. In uno schermo laminato noi avremmo la sensazione di avere proprio lo schermo subito sotto il dito, mentre se lo schermo non è laminato vedremo una specie di profondità tra il vetro, che andremo noi a toccare in effetti col dito, e lo schermo, ci sembrerà distante. Questo rende lo schermo in primis peggiore alla vista e seconda cosa. Ce ne accorgiamo quando utilizziamo la penna, perché ci accorgiamo che la penna non va a appoggiare sullo schermo, ma va a appoggiare su un vetro sopra lo schermo. Resta il fatto che per un uso normale, dove usiamo magari la penna per un uso scolastico o anche solo per un uso al volo per prendere appunti, va più che bene. Quindi questo iPad è appunto l'iPad che va benissimo per l'80% delle persone. La cosa eccezionale di questo tablet è però il prezzo. Vediamo infatti i prezzi. Partiamo infatti da 389 euro per la versione da 64 giga solo wifi. Saliamo poi a 559 euro per la versione da 256 giga sempre solo wifi. Se invece abbiamo bisogno della versione cellular, allora saliamo a 599 per il 64 giga cellular e 699 per i 256 giga cellular. Allora, qua ho detto che cellular o non cellular dovete vedere a seconda delle vostre esigenze che cosa vi serve. Se usate spesso il tablet per connettervi in giro, è chiaro che vi serve il cellular. Se lo usate invece dove siete praticamente sempre coperti da wifi e magari occasionalmente vi serve portarvelo in giro, potete prendere benissimo il non cellular e alle brutte usate l'hotspot per collegarvi, quindi vedete un po' voi. Va detto invece sulla memoria che 64 giga non sono tantissimi, quindi dipende anche qua che ci dovete fare. Se dovete scaricarci tante applicazioni e magari lo usate per giocare, sono un po' strettini. Per un uso invece scolastico va più che bene. Facciamo un passo in avanti ora e guardiamo l'iPad Air. L'iPad Air intanto cambia il processore, si passa dalla 13 alla 14. La 14 è il processore che monta iPhone 12, quindi diciamo un buon passo avanti sulle prestazioni. Quello che però cambia davvero tanto su questo iPad è proprio il fattore estetico. Troviamo infatti un tablet senza più le cornici, senza più il tastino con il Touch ID, ma troviamo il tasto sopra dell'accensione con all'interno il Touch ID. Quindi riusciamo ad avere, insomma, più schermo, nonostante l'Air non sia gigantesco, ha comunque uno schermo eccezionale. In più lo schermo in questo caso è laminato, quindi come vi dicevo prima, uno schermo subito dopo il vetro. Utilizzando la penna qua infatti noteremo meno lag senza dubbio e in più va detto che iPad Air usa già la Apple Pencil di seconda generazione, nettamente meglio della prima, non tanto per l'utilizzo ma per come è fatta. Mentre la prima per caricarla dobbiamo attaccarla alla presa Lightning. Questa qua è magnetica, quindi va messa sul lato dell'iPad, si attacca magneticamente e viene anche caricata, molto 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 più comoda. Un'altra cosa che va a super vantaggio di questo iPad è
e che ha l'ingresso USB tipo C e non il Lightning, quindi più veloce, quindi può supportare gli hard disk esterni, è uno standard, quindi potete attaccarci bene o male che vi pare, assolutamente è una differenza pazzesca avere l'USB-C, quindi grande cosa. Quindi insomma abbiamo un iPad più potente del modello che abbiamo visto prima, più bello da vedere sullo schermo, anche con un audio migliorato, più moderno proprio esteticamente parlando, senza bordi sullo schermo e quell'estetica che ricorda molto l'iPhone 12, quindi quell'estetica squarrata che Apple è tornata a fare l'anno scorso. La nota dolente dell'Air però è proprio il prezzo. Questo iPad infatti si parte da 669€ per il 64GB e 839€ per il 256GB, sempre non cellular. Se invece vogliamo il cellular dobbiamo spendere 809€ per il 64GB e 979€ per il 256GB. Il discorso è che questo Air costa il doppio praticamente dell'altro iPad, ma non va al doppio. Nel senso, costa il doppio, ma avete qualcosina in più sulle prestazioni perché si passa davvero da una 13 a una 14, e avete tanto sull'estetica, quindi pagate l'estetica, pagate lo schermo più bello. E qua per chi è l'Air, quindi l'Air è per chi ne avrebbe anche basta magari dell'altro iPad, però è appassionato di tecnologia, vuole il modello bello, vuole lo schermo più bello, magari ha bisogno della penna e vuole la penna di seconda generazione, che quella è assolutamente meglio della prima. In più su questo qua possiamo attaccarci anche la tastiera con il trackpad, che costa una fraccata, però se vogliamo farlo lo possiamo fare. Non vi ho parlato delle fotocamere, perché su tutti e due gli iPad le fotocamere non sono un granché. Va detto che l'iPad non è fatto per fare le foto in vacanza, ok? Le fotocamere dell'iPad servono per scattare foto a documenti e poi magari andarle a filmare con la penna, scattare foto a qualcosa che può servirvi per lavorare. Sono fotocamere pensate per quell'utilizzo lì. Sull'iPad normale e sull'iPad Air queste fotocamere sono più che sufficienti per questo tipo di utilizzo. Parliamo invece dell'iPad mini che è stato appena rinnovato e questo è una bomba. Formato. Allora, il formato è esattamente come l'Air, quindi è fatto come l'Air, senza più il tastino anche lui, full screen, senza bordi, touch ID sul tasto dell'accensione, è praticamente davvero un Air piccolo. Ma qua il processore è un A15, ovvero il processore che troviamo nei nuovi iPhone 13. Una bomba, questo iPad ha fatto un capolavoro. Ha anche lui l'USB di tipo C, anche lui lo schermo laminato, supporta la penna di seconda generazione, insomma è un iPad Air più piccolo ma più potente perché ha un processore nuovo, quindi il processore esattamente dell'anno dopo rispetto a un iPad Air. Il mini ce lo portiamo a casa con 559€ il 64GB, 729€ il 256GB, 729€ se vogliamo il cellular con 64GB e 899 il 256GB cellular. Vi faccio notare che di tutti questi iPad la versione cellular da 64GB costa come la 256GB non cellular. E questo che dico, pensate davvero se vi serve davvero il cellular, se no a parer mio è molto meglio investire sulla memoria. Per chi è questo iPad? Questo iPad è per chi vuole il massimo delle prestazioni senza nessun compromesso su un qualcosa di più piccolo dell'iPad Air. Quindi è un iPad molto portatile, maneggevolissimo, si può utilizzare davvero ovunque, trasportabile al massimo e ha una potenza pazzesca. Non sono stato mai un grande fan del mini, ma questa volta è una bomba. Lo consiglio praticamente a chiunque abbia bisogno di un tablet non grossissimo. Prendete lui, è una favola. iPad Pro. Allora, vi consiglio davvero di guardare questo video fino alla fine perché su iPad Pro c'è tanto da dire. Che cos'è intanto l'iPad Pro? Esteticamente riprendiamo l'estetica dell'Air, anche qua senza bordi ovviamente, non ha il Touch ID ma ha il Face ID come su iPhone, quindi abbiamo il Face ID in alto, funziona sia quando tenete il tablet in orizzontale sia quando tenete il tablet in verticale. Abbiamo anche un sistema di altoparlanti completamente diverso, molto più potenti, con un effetto surround simulato, audio quindi fantastico rispetto agli altri iPad, schermo ovviamente laminato ma in micro LED. Cosa sono i micro LED? Sono dei piccoli LED messi dietro lo schermo che vanno a illuminare il pannello IPS solo dove ce n'è davvero bisogno. Quindi se su tutti gli iPad abbiamo i LED messi a lato che vanno a illuminare con la stessa intensità lo schermo, sull'iPad Pro abbiamo proprio questi piccoli LED che vanno a illuminare solo dove serve e quindi tengono poca luce dove invece non serve. Risultato che abbiamo un contrasto pazzesco
Non ancora ai livelli di un OLED, chiaramente, perché un OLED può accendere e spegnere ogni singolo pixel, ma qua miglioriamo di tantissimo il contrasto rispetto agli altri iPad. Ma il piatto forte di questo tablet è sicuramente il processore, perché infatti questo tablet monta l'Apple M1. L'Apple M1 è quel processore che montano MacBook Pro, MacBook Air e il nuovissimo iMac, quindi un processore da desktop. Questo processore è una bomba, può fare qualsiasi cosa, può gestire Final Cut senza nessunissimo problema, può fare foto di tocchi su Photoshop complicatissime, non battere ciglio, è una furia, questo processore è una meraviglia. Ma cos'è che mi fa arrabbiare di questo tablet? Che c'è iPadOS, nel senso, abbiamo un processore da desktop, ma non abbiamo macOS, rimane un iPad, quindi questo sistema operativo fa da collo di bottiglia al tablet. Questo è un tablet con prestazioni incredibili, anche perché arriva fino a 16 GB di RAM, che sono uno sproposito. Ma poi è un sistema operativo che tanto lo va a castrare. Quindi, secondo me, Apple qua ha un po' scazzato il sistema operativo. Questo iPadOS 15 sembra fatto per gli altri iPad, ma poco per questo Pro, che appunto avrebbe molto 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 di più da offrire. Ovviamente, neanche a dirlo, supporta la penna di seconda generazione, supporta la tastiera con il trackpad, ha l'USB tipo C e ci mancherebbe, ha tutto quello che deve avere, come hardware è pazzesco. Il vero tallone d'Achille di questo iPad è proprio il software. Anzi, a dire vero, i talloni d'Achille sono due. Il secondo tallone d'Achille sono i prezzi. Tra l'altro, questo iPad è anche disponibile in due versioni, una versione da 11 pollici e una versione da 13 pollici. La versione da 13 è davvero grossa. Per chi lo utilizza magari per disegnarci sopra o per lavorare, per fare qualche lavoro dove ha bisogno di uno schermo grosso, questo tablet è meraviglioso. Ma la versione da 13 pollici sul prezzo è ancora peggio. Ora andiamo a vedere bene i prezzi. Qua abbiamo intanto parecchie scelte sui tagli di memoria. Allora, con quello da 11 pollici partiamo da 899 euro per il 128 giga fino ad arrivare a 2019 euro per il 2 terabyte. Questo è solo wifi. Se vogliamo la versione cellular, più o meno ci sono da aggiungere sui 150 euro, ok? Mentre la versione da 13 pollici partiamo da 1219 euro per il 128 giga fino a 2429 euro per il 2 terabyte. Anche questo solo wifi. Se vogliamo il cellular, anche qua c'è da aggiungere qualcosina. Ora, la domanda, ma perché io dovrei spendere così tanto per un iPad? Che sì, ha l'M1, sì, c'ha quello che vuoi, c'ha uno schermo pazzesco, c'ha un sistema di parlanti pazzesco, ma costa troppo soprattutto se paragonato a quanto costa un MacBook con lo stesso hardware. Quindi a chi consiglio questo Pro? Io questo Pro lo consiglio solo a chi ha bisogno di una macchina dalle prestazioni pazzesche e lavora su touchscreen, perché è l'unico motivo. Se io avessi bisogno di una macchina strapotente con queste prestazioni, mi compro un MacBook. Quindi perché vado a comprare questo iPad? Compro questo iPad perché mi serve uno schermo touch. Se quindi fai un lavoro dove ti può servire questo tipo di dispositivo, perché ricordo, l'iPad Pro è solo per chi deve usarlo in modo professionale. Per qualsiasi altra persona è un iPad inutile, no? Non vi servono queste prestazioni. Con un Air siete già sulla luna. Prendere il Pro così per un uso casalingo è davvero una fesseria. Quindi se davvero avete bisogno per il vostro lavoro di un tablet, perché lavorate sullo schermo, lavorate con la penna, vi serve il touch e vi servono delle prestazioni altissime, allora potete prendere in considerazione l'iPad Pro. Vi ricordo anche che la telecamera dell'iPad Pro è l'unica doppia, ha una grandangolare in più. E abbiamo anche un sensore LiDAR. Il sensore LiDAR può essere utile anche qua in certe professioni dove vi serve magari scansionare una stanza. Ecco, vi basta prendere l'iPad, inquadrare e vi va a mappare la stanza il sensore LiDAR senza nessunissimo sforzo. Quindi ha il suo senso. Il problema è che secondo me è una macchina davvero davvero di nicchia. Ricapitolando il tutto, quindi, sei un utente normalissimo, lo usi per casa, lo usi per scuola, vai di iPad che andrai benissimo. Se invece sei un appassionato di tecnologia, puoi spendere qualcosina in più e vuoi l'iPad un pelino più bellino e anche un pelino più potente, vai di iPad Air che è favoloso. Se cerchi qualcosa di più piccolino e più tascabile ma non vuoi rinunciare alla potenza, vai di iPad Mini perché è una bomba. Se invece sei un professionista, hai bisogno di altissime prestazioni e di lavorare su schermo, vai di iPad Pro. E per questo video è tutto, io spero di averti aiutato. Se il video ti è piaciuto lascia un bel like per supportare il mio lavoro e iscriviti al canale e premi anche sulla campanella così da essere avvisato quando verranno pubblicati nuovi video. Ciao e al prossimo video!